Cari amici, ben ritrovati all'angolo del gossip. Oggi non mi mostro con un look scelto a caso, ma studiato. Eccomi qua, perché pare essere proprio il trend del momento, almeno questo è quello che sostiene un'icona di stile come Chiara Ferragni, la quale già alla fine dell'estate ha proposto questi micro maglioncini mostrando il décolleté, poi via via ha alzato ancora di più il livello sfoggiando degli outfit a Parigi davvero hot, accattivanti, con queste magliette trasparenti che coprivano appena il capezzolo e poi il maglione con le coppe dorate da Iron Man, e fino a presentarsi a Parigi con questo top scultura di Schiaparelli, un top che a mio avviso è stato veramente costruito sulla sua fisicità, perché riproduce perfettamente il suo seno, addirittura c'è il piercing sul capezzolo e sappiamo che Chiara ha anche il piercing al seno. Ecco, si è presentata veramente come Remida, con questa scultura addosso dorata, con le scarpe che riproducono le dita dei piedi, rigorosamente anche quelle dorate, e ha attirato ovviamente l'attenzione di tutti. Pensate che queste foto sono riuscite addirittura a evitare le critiche, che insomma magari un nude look di questo tipo avrebbero potuto anche scatenare, o la censura di Instagram, e invece ha fatto il pieno di like e di commenti positivi. Quindi Chiara veramente riesce ad ottenere successo in tutto quello che fa. Tra l'altro per lei è un periodo molto pieno, impegnativo, ha lanciato questa nuova campagna con Louis Vuitton, la linea di make up Chiara Ferragni Collection, e anche questa serie TV insieme a Fedez dal titolo De Ferragnez, con tutta la famiglia al completo, che verrà trasmessa a dicembre con 8 puntate su Prime Video. Pensate, addirittura in 240 paesi, praticamente in tutto il mondo, come le vere e proprie star americane, i livelli di Kim Kardashian. Vedremo la quotidianità di questa famiglia, soprattutto nel periodo che va dalla fine del 2020, inizi 2021, con la gravidanza di Chiara, con la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita di Vittoria. Insomma, non possiamo perdercela, perché la curiosità è tanta, e per ora è tutto. Ci vediamo domenica prossima e il nostro, il mio solito basta.